Abbiamo affittato la ruspa per Salvini. Ma non è venuto. Però lo stiamo, comunque è sempre a sua disposizione. Quando vuole, gliela pago io. Una ruspa portata direttamente in via Fratelli Carraro a Mortise, davanti ai condomini popolari in cui dovrebbero essere destinati degli alloggi ai Rom. L'onorevole di fare, Roberto Caona, riprende il simbolo slogan di Salvini e Bitonci per chiedere all'amministrazione comunale di Padova di fare chiarezza sul destino delle famiglie del campo abusivo di via Bassette. Il sindaco aveva dato le tempistiche mai rispettate. Faceva continui proclami, fa continuamente proclami ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, sfollo i nomadi di via Bassette, chiudo i campi rom, 12 campi rom abusivi a Padova, ma per il momento nulla è successo. E anzi si farà un ulteriore ghetto, si toglie un ghetto e se ne fa un altro, per giunta in barba ai diritti della cittadinanza. Non è inopportuno, mi dispiace, siete voi inopportuni a fare queste sceneggiate. La mattina però si infiamma a Mortise quando arriva l'attuale assessore Allen Luciani, che viene a leggere una lettera inviata dal sindaco ai residenti della zona. Intenzione dell'attuale amministrazione comunale di Padova assegnare alcun alloggio sito in via Fratelli Carraro, via Cascino o comunque nella zona di Mortise a famiglie che attualmente si trovano in un sito occupato abusivamente, ricordiamolo, abusivamente, in via Bassette. Capisce? Perché io non mi fido di lei invece, perché non legge neanche la lettera. Se me la mandano sì. Gliel'abbiamo mandata, l'abbiamo mandata a tutti. Io non l'ho ricevuta. Ma i cittadini arrabbiati si dividono, in molti non l'hanno ricevuta e volano parole grosse. Allora, se lo sapeva prima in campagna elettorale, non permetteva niente. E intanto la questione Rom rimane in sospeso.